Ecco. Buonasera a tutti. Come è cambiato il Natale rispetto a prima? Beautiful place and beautiful people. Nice. Né spirituale né commerciale, nel senso che è l'unica occasione in cui si sta tutti insieme in famiglia, ci si diverte. Ma guarda, non mi sto interessando. Raccontami qualcosa sul Natale. No? Beautiful place and beautiful people. Nice. Io non lo vedo tanto il Natale. Oggi sì, perché sono venuta qui, però di solito si vedeva di più prima, era più... Con i soldi, positivo. Con i soldi, soprattutto. Non posso parlare. Sta per finire la fine del mondo, cioè. Beautiful place and beautiful people, nice. Un'ultima domanda, quella classica. Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi, che idea ti sei fatto, cosa stai preparando per il Capodanno? Bella domanda, come al solito si decide sempre all'ultimo, però naturalmente con gli amici. Togliamoci il mito del se non scopi a Capodanno non scopi tutto l'anno, però no, a Capodanno stessa cosa del Natale tutto sommato. Inizia un nuovo anno, ma è un po' come la maturità, non te ne accorgi fino a quando non cresci ti vengono le rughe. Come la vivete? Forse tu sei più proiettato verso il Capodanno. No, è tutto uguale per me, anche il Natale ha il suo significato. Alla fine cerco di divertirmi sempre, sia Natale che Capodanno. Non faccio esclusioni di colpi. Beautiful place and beautiful people. Nice.